Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Raga, cosa recensiamo oggi? Chi mi segue sa che praticamente tutti gli oggetti che compro, dai giochi all'attrezzatura varia, io poi ci faccio una recensione, un video apposito su YouTube. Perché? Perché mi piace che chi mi segue possa prendere prodotti già testati da me, quindi con sicurezza, non a scatola chiusa. Accade spesso purtroppo che gente compra cose a casa e dopo mi scrivi messaggi sui social: come si fa questo? Questo non mi funziona, questo non mi va bene. Raga, che vi posso fa? Cioè io certe volte vi consiglio: prendete quel volante, prendete quell'oggetto. Voi volete fare il contrario, io non vi posso fare nulla. Ed ecco che proprio per questo parliamo di questo dock ricarica controller per PS4, raga. Vi metto i primi tre link in descrizione, tra cui il primissimo è proprio questo che ho preso io, per essere sicuri. Costa 13 euro, mi sembra, non mi ricordo preciso. È proprio questo, è testato, l'ho provato, va benissimo. Poi vi metto anche altri due link di qualcosa che costa un po' di meno. Raga, a rischio e pericolo vostro, se volete risparmiare 2-3 euro e prendere qualcosa che nessuno ha testato, io non posso fare nulla. Questo sicuramente funziona, l'ho provato, vedrete le immagini. Va benissimo. Quindi chi li vuole prendere può cliccare sui link, li può prendere tranquillamente e sa che prende qualcosa che il vostro Supercorse già ha testato. Perché ho scelto di comprare questo dock per pad PlayStation 4? Allora, chi mi segue sa che sto allestendo un piccolo studio in casa, in soffitta, nella stanza dove gioco. Poi farò tutto il video di com'è la stanza attualmente, come sarà tutta la lavorazione e come verrà alla fine. Quindi raga, è una stanza in soffitta dove c'è tanta roba vecchia e perciò voglio allestire questo studio là. Ho preso questo oggetto per un fatto puramente estetico. Ho detto: ma mi sembra bello mettere il pad su questo supporto abbastanza vistoso. Poi però raga, oggi è arrivato, l'ho montato, ho provato con la PlayStation a vedere che utilità poteva avere alternativa e mi sono accorto che ci sono molte utilità. Non è solo la bellezza estetica, ci sono molte utilità. Allora, raga, innanzitutto ve lo faccio vedere, eccolo qui. Montato, col pad già inserito. Si monta, raga, questo si stacca, vedete, c'ha questo supporto qua sotto, adesso ve lo stacco. Vabbè, ve lo faccio vedere poi nel video. Guardate quanto è bello, raga. Ha la presa del pad, quindi voi dovete inserire il pad dentro e automaticamente il pad in questa posizione, messo col cavetto USB, raga, attaccato alla vostra PlayStation con l'USB, in questa posizione, raga, il pad si ricarica. Allora, nella confezione, friends, c'è base, il supporto dove attaccare i pad con il caricabatteria, appunto il cavetto USB. Non c'è niente di che, ma è il necessario, quello che ci serve. Allora, raga, la cosa che più mi ha fatto piacere sono questi gommini che, messi su una scrivania, veramente sono fortissimi. Tengono questo dock bloccato sulla scrivania, non si muove per niente, quindi raga, grande stabilità. Qual è la cosa che mi ha fatto molto piacere? Innanzitutto i materiali, per quanto siano economici e leggeri, comunque sono materiali molto stabili, quindi prendono un bel giudizio, prendono un bel voto. Raga, la prima cosa per cui è utile questo dock, innanzitutto può caricare la batteria di due pad. Quindi, mentre giocate con una presa USB, se no ce ne vorrebbero due, se avete bisogno di caricare due pad, li attaccate qui e entrambi i pad si ricaricano. È bellissimo da vedere perché, raga, quando non ci sono i pad attaccati c'ha due LED blu. Nel caso che voi state ricaricando i pad, il LED diventa rosso automaticamente, quindi molto bello anche esteticamente da vedere. Voi ora direte: Super Corris, quali sono le altre utilità? Francamente, sembra solo questa l'utilità di questo oggetto. No, raga, invece io ho trovato altre utilità. Allora, questo dock messo sulla scrivania vi permette di giocare a giochi in maniera diversa. Perché? Innanzitutto, se usate le cuffie con il pad, quindi le inserite qui, raga, messo sulla scrivania, come vedrete anche nelle immagini, non si muove. Per far muovere questo dock, veramente dovete tirare come degli assatanati. Quei piccoli movimenti che fate, e col pad che, come è successo spesso pure a me, tante volte sto giocando con Formula 1, col volante, il pad è sopra scrivania, come mi muovo si inizia a muovere anche il pad, si inizia a tirare la corda e quindi lo dovete mettere sempre in un posto stabile. Con questo non avete sto problema, lo poggiate, mettete la cuffia inserita
raga, francamente non si muove, è stabilissimo, non va né avanti né indietro, e questo vi permette tranquillamente, lo mettete davanti a voi, di giocare con la massima stabilità. Quindi questo è sicuramente un dettaglio molto positivo di questo dock. Seconda cosa molto buona, raga, è il fatto di poterlo utilizzare, mettervelo vicino e quindi avere comunque la stabilità appunto già citata e quindi poter giocare. Immaginate, io sto guidando in truck driver, ho il dock vicino, raga, bello stabile, mentre che guido voglio cambiare la telecamera, voglio guardare a destra e a sinistra ad un incrocio, con questo che è stabilissimo come vedete nelle immagini, non si muove. Col pad libero a briglie sciolte su una scrivania, una cosa dovete andare prendendo, come premete si muove tutto il pad. Questo regalo piazzate là, vi mettete con le dita sopra mentre guidate e spostate tranquillamente la telecamera. Stessa cosa per esempio in Tech Room, se volete guardarvi attorno. Stessa cosa in Farming Simulator, se state guidando un mezzo e volete girare la telecamera mettendolo vicino, tranquillamente, raga, non si muove, non è che fa questo movimento quando il pad è libero sulla scrivania. Quindi ha un'ottima stabilità, guardate, raga, una volta che l'avete inserito nel supporto non si muove, è pazzesco. Ma ci metto la mano perché non si sa mai, però come potete vedere ultra stabile. Quindi, raga, che dire, per me è un ottimo acquisto, francamente costa pochissimo, da molto, è veramente ottimo. Poi ci sono vari modelli, ci sono quelli orizzontali, quelli con la luce del pad, però raga, francamente io penso che 13 euro per questo oggetto sono fantastiche, fenomenali. I materiali sono buoni, l'utilità è veramente grande, come vi ho già detto è veramente utile per tante tante cose, non è solo un oggetto estetico, meramente estetico da mettere là e da far vedere sia ai vostri amici, sia da guardare voi, sia se fate dei video. È un oggetto utile anche per giocare, ripeto, questi gommini sotto sono veramente eccezionali, sono gommini che danno una stabilità veramente incredibile e quindi, raga, un oggetto francamente sorprendente. Mi fa piacere che ogni cosa che compro, la maggior parte, mi sorprende. L'hard disk esterno Toshiba veramente è qualcosa di fenomenale, mi fa giocare a giochi che non avrei mai giocato prima, quindi ottimo. Qualsiasi cosa sto prendendo, a parte il volante e la pedaliera che sono di marche molto famose, quindi chiaramente è chiaro che lo producono ditte importanti, era ovvia la cosa, ma anche questi piccoli oggetti presi nel modo giusto, raga, e vi ripeto, io vi consiglio, e in descrizione metto nel primo commento questo che ho preso io, per essere sicuri che andate veramente sul sicuro. Poi raga, metto anche altri due link, prendete dove vi pare, che vi posso fare io, cioè non è sicura che le cose sono sempre uguali. Questo è dall'Italia, è arrivato dall'Italia, ci ha messo 2-3 giorni. No, quando l'ho preso questo? Oggi è martedì, questo mi sembra che l'ho preso sabato, quindi 2 giorni, perché fine settimana non si consegna. Quindi raga, è italiano, non prendete le fuffette di 5 euro cinesi, perché dopo raga non si sa che va arriva. Perciò funziona, è ottimo, è un bellissimo oggetto, ripeto, anche estetico. È un bellissimo oggetto come utilità, ha tante utilità, perciò ragazzi ve lo consiglio. Poi fate quello che vi pare. Che dire, friends? Spero vi sia piaciuto questo ennesimo video di recensione di un prodotto, ce ne saranno tanti altri. Arriva proprio il video completo della trasformazione che sto facendo per il mio studio in casa, spero vi piaccia. E sosteniate anche questo progetto, perché raga, fare lo studio in casa significa passare veramente a un livello professionistico, non perché io stia spendendo troppi soldi, poi vi farò la tabella di tutto quello che ho speso, ma perché raga io in casa non ci ho mai avuto nulla di così professionale. Crearmi una stanza, diciamo come un ufficio, dove poter registrare e giocare nella massima tranquillità è fantastico, e nel massimo comfort anche spendendo poco. Chiaramente ci manca la postazione di guida, raga, la postazione arriverà, quindi grazie a Dio con quel qualcosa che sto guadagnando con i video di YouTube, penso che a breve riuscirò, non vi dico tanto, entro febbraio potrebbe arrivare anche una bella postazione gaming sulle 200 euro. Quindi raga, sto cercando di rendere questa mia passione un lavoro, dipende da me ma dipende anche da voi. Se mi seguite, mi sostenete, si può fare tranquillamente, se no raga, chiaro che uno dopo quando arriva al livello massimo si ferma. Vi ringrazio friends, ci vediamo nei video di domani del vostro Super Corris.